Benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente riesco a fare il video di AliExpress, perché sono arrivate le ultime cosine che stavo aspettando finalmente, perché non vedo l'ora di usarle. Ho aspettato tutto questo tempo per farvele vedere senza che le usavo subito. Dopo, semmai le useremo insieme negli altri video. E vi farò vedere un brand di make up dove ho acquistato tutti i prodotti per fare un make up completo, ed è un brand low cost, è italiano come brand, però lo vendono i cinesi nei negozi cinesi, quindi è low cost come trucchi. E infatti ho finito la mia collezione, quindi ve la volevo far vedere. E poi vi voglio far vedere un regalino che mi ha fatto mia mamma. Ciao mamma, grazie. Ed è una cosa molto carina, utile. Allora, inizio subito dal regalino che mi ha fatto mia mamma. Siamo andati alle bancarelle e a lei gli serviva un portafoglio, e mi ha chiesto se ne volevo uno pure io, e mi ha fatto un regalo, mi ha fatto scegliere un portafoglio. Costavano poco, quindi l'abbiamo approfittato. E io ho preso questo portafoglio qui, leopardato blu, bellissimo. E dentro è così, c'ha questa cerniera con la stellina, così, mi piacciono tanto questi portafogli. Si apre così, c'ha la cerniera d'oro, e dentro è fatto così, c'ha gli scomparti per mettere le tessere e la cernierina per mettere le monetine e la spugnetta dentro. Ed è carinissimo, c'ha questa trama un po', non so se riuscite a vederla, non so, un po' strana, particolare, tipo finto intrecciato, molto bello. Guardato, mi piace tanto, con sfondo blu, è stupenda, piace da morire. Allora, poi adesso vi faccio vedere, allora, il brand ve lo faccio vedere dopo, vi faccio vedere subito le cose che ho preso da AliExpress. Sono veramente contenta, finalmente riesco a prendere altre cosine, mi sono arrivate le altre cosine che stavo aspettando, e quindi inizio subito. Allora, ho comprato, dato che la mia beauty blender è morta, proprio non la posso utilizzare più perché è completamente rovinata la mia beauty blender, l'ho massacrata, non so che cosa è successo, forse magari un lavaggio sbagliato e mi si è rovinata. Allora ho deciso di riacquistarla, però in versione blu. È un po' più piccolina rispetto a quell'altra, vedete? Però è comoda perché arriva meglio sui punti dove deve arrivare. Adesso, prima di usarla, devo capire come lavarla, perché evidentemente quando ho lavato quell'altra non sapevo come lavarla, l'ho lavata così e evidentemente l'ho rovinata, quindi devo starci attenta. Ed è questa beauty blender qui, molto carina. Poi ho preso, allora, un pennello. Questo qui è bellissimo, è da contouring, mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto anche da Seri Makeup and Beauty, ciao tesoro, ed è questo pennello qui, con le setole piatte. Lei lo consigliava, ero curiosa anche di provarlo, ho detto vabbè, perché no, i prezzi. Allora, la Beauty Blender è costata, io non ce l'ho qui adesso il telefono perché lo sto usando per fare il video, quindi non mi sono scritta i prezzi. Comunque questa sui 90 centesimi all'incirca, non di più. Anche questa un po' di meno, se non mi ricordo male, è riuscita a trovarla a 58 centesimi così. Ed è questo pennellino così piatto, con le setole così. Ed è utile per fare la linea, per mettere la terra e fare la linea che volevo tanto fare, volevo provarla. Fare, diciamo, una cosa netta, delineare le mascelle, ecco. Piace tantissimo, non vedo l'ora di usarlo, infatti non vedevo l'ora di fare questo video, finalmente è arrivata l'ultima cosa che stavo aspettando, e sono contentissima. Adesso vi faccio vedere una palettina molto piccola, che io mi aspettavo un po' più grande, ed è la palettina, appunto, per anche questa, per il contouring, però in polvere. Allora, io pensavo fosse più grande.
Allora, la palettina si presenta in questa scatolina nera così. Allora, questa mi è costata 1,30 euro. Siamo lì, 1 euro e passa. Io me l'aspettavo magari un po', ecco. Questa la vedete molto più grande, invece vedete è minuscola proprio, se vi faccio vedere dentro com'è. E dato che io mi serviva, volevo qualche diciamo contouring in polvere, ho pensato che questa era un'ottima idea. Allora, il packaging è sempre questo nero semplice, dietro quale, e dentro sono 6 diciamo ombretti, ormai sono come ombretti. Le cialde non sono grandissime, quindi non so come andrò a mettere il pennello, lo userò solo da scultura, insomma, dove magari sul naso, dove sulle zone un pochetto più piccole forse lo userò. Allora, aveva la plastichina di protezione e ha questi colori qui. Ha il bianco che non è glitterato, quindi non è un illuminante, però si può usare lo stesso. Questo qui che è un color giallo, un giallino. Questo qui che è un beige. Un rosato, un marroncino leggermente più chiaro e questo qui un pochettino più scuro. Adesso vi faccio qualche swatch. Allora, non so se si vede, questo qui, guarda, cioè, manco è tanto scuro purtroppo. E questo qui è quello scuro, mentre quello bianco è così. Scriventi, questo non posso dire niente. Questo è rosa. E li devo provare, li devo mettere alla prova, vediamo. Comunque, alla fine è sempre una palettina, può sempre. Poi ho preso questi pennelli qui. Questi qui è quelli per fare le sfumature, li ho visti da un'americana, se non ricordo male, li usano quasi tutte le americane. Questi qui sono simili, sono 4 pennelli, solo che sono un po' delusa perché le setole sono dure, pungono, cioè quando lo vado a mettere sugli occhi pungono. Però io ho un'idea, li vado a ammorbidire un po' con il balsamo e si ammorbidiscono. A parte questo è un pochettino più morbido di quell'altro. Comunque i pennelli da sfumatura li cercavo tanto. C'è questo qui così, vi faccio vedere uno a uno. C'è questo qui così, lungo e largo, un pochetto assomigliano a quelli proprio da sfumatura. Questi qui che io in verità cercavo, molto buoni. Poi c'è questo qui che è piatto ma cicciottello, per delineare, io uso per sfumare l'ombretto qui all'interno della palpebra mobile. Quest'altro che è simile a questo, però un pochetto più stretto, anche questo è comodo per intensificare il colore. E infine questo qui che è come questo qua, è un po' più lungo però rispetto a questo, è sempre piatto però un po' più lungo, anche questo sui punti magari dove voglio sfumare meglio. E sono contenta, i pennelli non sono tanto lunghi, vedete, adesso vi faccio vedere uno, non so come farvelo vedere, ecco così, vedete, non è tanto grande il pennello, cioè è uguale a questo praticamente all'incirca, infatti questo qui lo userò come set in te unico e non vedo l'ora, insomma, anche questi metterli alla prova, perché volevo cambiare pennelli, usare qualche pennello nuovo. Poi adesso vi faccio vedere qualche palettina. Allora, è arrivata finalmente, ormai da un pezzo, però era da tanto che la stavo aspettando, questa palettina qui è della Miss Rose Professional Makeup. Allora, questa è stata un po' una delusione quando l'ho aperta, perché me l'aspettavo magari un pochetto con le cialde un pochetto più grandi. Adesso quando ve le faccio vedere capirete. Allora, il packaging della scatolina è così, è carina, non è male la packaging della scatolina, mi piace. La palettina in sé si presenta così, se riesco a tirarla fuori, poi qui c'è scritto anche new, nuova, beh, può essere pure nuova, ma forse è sempre un brand dei cinesi che magari hanno cambiato, io pensavo che fosse un brand famoso, invece non era, se riesco ad aprirlo. Ce l'ho fatta, eccola qui, questo è il packaging esteriore, c'è scritto Miss Rose Professional Makeup Colorful Palette 55 colori Eyeshadow 3D. E sono tutti matte, da quello che dice qui, cioè da quello anche qui c'è scritto color matte e scevo, infatti sono matti i colori. Allora, il packaging è un po' così, tanto per
tanto per fare un packaging, ecco, non era chissà cosa. I colori, adesso non so se sulla telecamera li vedo molto grossi, ma nella realtà sono proprio piccoli piccoli, cioè non c'entra neanche il mio dito tra un po', vedete? Cioè, il mio pollice è più piccolo del mio pollice, cioè no. I colori, purtroppo questo che è stato un flop, lasciano a desiderare, sono rimasta male, non sono molto scriventi, sembrano pigmentati ma poi quando li vai a sfumare non sanno di niente. Peccato perché sono appunto 55 colori, 55 colori facevano in gola. Io pensavo fosse una di quelle marche famose tipo Too Faced, queste cose così, invece no, dopo ho guardato bene i brand e mi sono resa conto che Miss Rose dovrebbe essere una marca cinese, dovrebbe. Infatti gli ombretti sono quelli che sono, però alla fine li metterò lo stesso alla prova e vedremo. Magari adotterò qualche strategia per farli funzionare, perché a me piace non darmi mai per vinto, anche se una palettina non viene perfetta, magari trovo sempre una soluzione. Adesso vi faccio vedere un altro set di pennelli. Questo qui è un set bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, ed è questo qui. Vado un pochetto più veloce così riesco a farvi vedere tutto. Allora, il set si presenta in questa bustina qua. Io pensavo che non mi arrivasse la bustina perché sul sito non lo diceva. Questa bustina qui ha un odore sgradevole, però va bene. Ed è di lino. I pennelli sono questi qua. Adesso vi faccio vedere. I pennelli sono questi qua. Sono 11 pennelli, di cui 2 medi, gli altri un po' piccoli, e 3 un po' più cicciotti, di cui un kabuki che è un super mini kabuki, cioè proprio piccolissimo, ma è molto bello perché mi può essere utile quando vado a mettere la cipria sotto gli occhi. Adesso vi faccio vedere un attimo nel dettaglio. Allora, questo è il kabuki, questo è il kabuki, poi c'è questo qui piatto, così piccolo, molto carino. Poi c'è questo qui che è storto, ma non importa perché tanto quando lo lavo lo raddrizzo io. Comunque questo qui è sempre piatto ma tondo, che mo è diventato praticamente obliquo, perde qualche peletto, ma secondo me è normale, come tutti i pennelli cinesi che tanto fanno il viaggio, si incastrano. Vedete, questo qui è un po' messo, ecco, così. Poi c'è questo qui, così, anche questi non sono grandissimi, anzi è più piccoli, addirittura più piccoli di questi. Alcuni sono grandi, sì, per esempio questo qui è più grande, cioè c'è varie misure, ecco. Vabbè, c'è questo qua che è cicciotto e largo, ma dopo vedremo come usarlo, mi piace tantissimo. Poi c'è questo qui con angolato, morbido, molto bello. Poi c'è questo qui da sfumatura lunghissimo, guardate quanto è lungo, da forza, bellissimo. Questo che è il pennello che uso spesso per fare la sfumatura ad angolo, così, bello. Poi c'è il pennello da fondotinta, classico pennello da fondotinta che serve sempre. Il pennellino a penna, guardate quanto è carino, piccolino, molto utile per l'interno della palpebra mobile. Questo piatto, così, sono tutti morbidissimi. E per ultimo questo qua che è piatto e è un po' largo. Questo qui va bene anche per me, anche questo va come quello nero, va bene per mettere la terra, magari non voglio una linea proprio dritta, questa qui va a sfumarla un po'. Questo è un set che mi piace veramente tantissimo. Adesso vi faccio vedere un'altra palettina, andiamo un po', faccio un po' vedere un po' quello e un po' quell'altro, che sennò stufa. Inizio dalla palettina più carina, ed è la chocolate bar della Too Faced. Okay, capisco che tutti dicono che queste qui sono le copie, però ho detto va bene, alla fine anche se è una copia importante è avere la marca, anche se non è originale, non importa. I colori alla fine sono simili, ma vanno bene comunque, tanto per provarla, perché quella originale costa un botto.
Allora dico, uno si accontenta di quello che c'è. Allora, dentro il packaging, scusate, non lo fa vedere, il packaging è così, guardate quanto è carino. L'ho ordinato anche per mia mamma, però c'ha il colore della scatolina un po' diverso, sempre lo stesso, stessa chocolate bar della Too Faced, però la scatolina ha il colore un po' più scuro, però è la stessa. Questi sono i colori, dopo ve li faccio vedere bene. Bellissime, c'è pure i nomi, io adoro quando ci sono le palettine con i nomi. E all'interno c'era questo dépliant dove c'è tutti i trucchi che si possono fare con questa palettina, sia dal vivo, ecco, che disegnati in maniera tale per farti capire i colori quali sono da mettere negli occhi. Questa qui mi serve perché così già prendo un po' mano per i colori. La palettina si presenta così. Ha già un po' di... ha un odore leggermente di cioccolato, ve lo dico la verità, quando l'ho aperto ma invaso, infatti adesso lo apro, ve lo dico. Infatti appunto ha la forma del cioccolato, la scritta Too Faced e scritto Chocolate Bar. Bella, bella, bella. È bella spessa, bella cicciotta, e ha la calamita, si chiude a calamita, un po' così, è un po' precaria come calamita, però alla fine regge. E ha il non ha la scritta, non ha le scritte sulla palettina, ma direttamente sulla plastichina, però va bene comunque. Odora di cioccolato, ve lo giuro, odora di cioccolato, ma un odore forte di cioccolato, soprattutto questi marroni, i marroni. Ma quante buoni! Mi voglio di mangiarla. Allora, ha lo specchietto così, con la scritta Chocolate Bar, adesso la faccio vedere un po' meglio, con la scritta Chocolate Bar così, e la scritta Too Faced, e i colori sono questi qui, ve la giro così che è meglio. Allora, ci sta questo qui di un rosa glitterato, chiaro che lo vedete bianco, però è un rosa chiaro glitterato, questo è un illuminante secondo me. Questo è un bianco matte, poi c'è tutti i colori, dopo ve li farò vedere nel dettaglio perché sennò mi dura una vita. Comunque i colori sono questi qui e sono bellissimi, ve li farò vedere nel dettaglio in un altro video. Poi un altro acquisto che ho fatto, l'ultimo che mi doveva venire, finalmente mi è arrivato, sono i 32 pennelli che avevo preso, perché quell'altri che avevo comprato rosa non mi piacevano. La pecca tra virgolette, che sono simili a quell'altri, questi non è cambiato nulla di un fatto di qualità, sono sempre uguali, ecco, cioè hanno sempre lo stesso la stessa setola, ecco. Però ho trovato il pennellino che volevo, qui c'è il pennellino che volevo. Allora, il packaging è così, scusate, l'ho aperto ma non ve l'ho fatto vedere, è sempre della Vander, e i pennelli sono questi qua, adesso li faccio vedere, ce la posso. Eccoli qua, è uguale a quell'altro, solo che questi qui sono con il manico in legno. E hanno uguale gli stessi pennelli di quell'altro, sono veramente contenta. Questi qui infatti dovrò usare sia quelli rosa che questi qui, perché li userò tutti. Vedete, è uguale a quell'altro, identico, cioè non è che è cambiato molto. Io pensavo che questi qui magari fossero un pochetto più cicciotti, rispetto a quell'altro sì, c'è un po' più di setole, ecco, non è proprio professionalissimi, però sono carini alla fine. I pennelli sono simili a quell'altro, vedete, ve li faccio vedere, sono simili, però sono, se proprio devo dirlo, sono molto più morbidi rispetto a quell'altro, infatti mi piacciono molto di più. Questi li userò come pennelli più belli, ecco, li userò un po' di più. C'è questo qui, cioè, insomma, c'è il pennellino che volevo, che è questo qui, se lo trovo. Finalmente ho trovato il pennellino che cercavo, piatto e dritto e corto, lo volevo usare sia per le sopracciglia che per sotto l'occhio, perché mi fa comodo sempre un pennellino così piatto, mi fa comodo. Poi c'è questo qui, ce n'è uno che mi piace da morire, dov'è? Dov'era? Ah no, eccolo qua.
Cioè, questo qui che è tanto carino è, adesso un po' storto, però è a punta. E questo qui lo volevo usare magari per fare, per mettere sotto l'ombretto. Molto carino. Insomma, ci stanno pennelli un po' diversi rispetto a quell'altro. Questo qui magari è un po' più scuro, il pennello, guardate. Mi hanno regalato un pennello un po' più scuro, leggermente più scuro, so, bruciacchiato. Magari è legno proprio che è fatto così. Penso che sia legno, vero? Adesso non vorrei dire una cavolata. Però penso che sia proprio un manico di legno. Adesso non so che tipo di legno è. Però sono molto belli. Per finire, ho preso un'altra palettina, sempre della Too Faced. Io in verità volevo quella, la Peach. Quella, diciamo, che c'ha le pesche, ecco. Però non l'ho trovata, perché non sono riuscita a prenderla perché non c'era un prezzo ragionevole, e invece con queste due ho trovato i prezzi. Allora, i prezzi non ve li so dire di preciso perché non me li ricordo. Comunque si aggirano 4, 5 euro, 6 euro, massimo arrivano fino a 7 euro, 8 euro, non di più. Allora, e ho preso questa palettina qui, la Too Faced, sempre della Chocolate, però questa qui si chiama Bonbon. È quella con i cuoricini, adesso ve la faccio vedere. Dietro è così. Il packaging è stato un incubo ad aprirlo, perché si apre in questa maniera qua. Io infatti stavo aprendo da di qua, non riuscivo ad aprirla, non capivo. Invece questa qui proprio si smonta tutta, si deve praticamente smontare tutta, non so perché. E c'è c'è questa parte così, sempre uguale a quella, all'altra palettina, il foglietto con tutti i trucchi da fare con questa palettina qui. E poi la palettina è qui dentro, praticamente è rosa, se riesco a tirarla fuori, eccola qua, che l'ho fatta. Ta-tan! Quanto è bella, mi piace da morire, è bellissima. C'ha un po' di macchie, però questa è bastata dagliela pulita e a posto. C'ha un po' di colla, tanto quando le fanno, le mettono lì, non è che ci stanno tanto a guardare. Comunque è bella, mi piace da morire. È fatta così, ve la faccio vedere da vicino. Anche questa ha un odore, non ha un odore proprio di cioccolato. No, non ce l'ha l'odore di cioccolato questa. Quella però sì, quella vi dico la verità, ce l'ha. E i colori sono questi, simili a quelli, però hanno rosa, cambia un po', insomma, c'ha i rosa, i viola, i grigi, ecco. Fatta così, un po' glitter e un po' matte. E lo specchio è simile a quell'altro. Anzi, è uguale, solo che c'è scritto Bonbon. Ed è stupenda, piace veramente un bel po'. Questi sono stati tutti gli acquisti che ho fatto da AliExpress. Adesso vi faccio vedere velocemente, perché purtroppo ho il video che è sicuramente durato una vita, come solito, come i miei soliti video. Vi faccio vedere due cosine che ho comprato per completare la mia collezione. Allora, il brand che ho collezionato si chiama Suzy Makeup Italia, e ho preso questa palettina qui, che io ne ho altre due, che una ve l'ho già fatta vedere, e ne ho altre due. Infatti c'ho tutte e tre le palettine complete, tutta la collezione, che più di questo non c'era. E allora ho preso questa palettina perché mi mancava la terra, dato che purtroppo non ho trovato proprio assolutamente la terra di questa marca qui. Allora ho cercato di trovare qualcosa che si avvicinasse a una terra, magari non è proprio una terra, però dato che tante volte si usa anche solo il blush senza terra, questo qui potrebbe essere un'alternativa. Allora, il packaging è questo qui. I pennellini, due pennellini che si trovano in tutte le palette dei cinesi, e sigillo, ed è così. Allora, questi sono tre blush teoricamente, solo che questo qui è un po' più scuro, quindi lo userò come terra. Adesso ve lo faccio vedere meglio, vedete, è leggermente più rosato, non è proprio un marrone, però ho pensato comunque sia vedete, è leggermente più scuro, di utilizzarlo magari come a metterlo qua al posto della terra, vedremo. E ha tutti questi colori, ha gli smokey eye, per fare gli smokey eyes, diciamo, in inglese è meglio, e tutti questi colori marroncini, c'è solo il bianco matte, il resto è tutto shimmer. Questi marroncini qui, che io adoro i marroncini, quindi sono contenta di averla presa. Poi finalmente ho trovato la matita, perché cercavo la matita per gli occhi, alla fine l'ho trovata.
è lunghissima, grazie al cielo, almeno dura bene. È sempre della Susy. E questa qui sono le ultime cosine che teoricamente mi servivano. Perché il resto è tutto qui. Adesso ve la faccio vedere. Allora, ho altre palettine della Susy, che vi ho già fatto vedere, quelle tre famose. Poi ho il fondotinta, lo smalto che mi ha regalato Ilaria Nicolò. Ciao tesoro, la saluto. Il rossetto che mi ha regalato mia mamma, anche a lei saluto. Ciao mamma, grazie. Il mascara, perché ho trovato anche il mascara della Susy. Questo qui è un mascara semplice, non ha mascara e basta, non ha un volume, non fa niente. Mascara così tanto per metterlo. L'eyeliner che ho da tanto tempo, sempre della Susy. Un correttore. Susy, ecco, un po' consumato perché l'avevo usato. E infine la cipria, che è del mio stesso colore di pelle, quindi va bene senza che vado a mettere illuminanti vari, della mia pelle, quindi va benissimo. Ed è così, la spugnetta e lo specchietto. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche ispirazione per i vostri acquisti. Anche questa è un'idea molto carina, che c'hai tutto low cost e solo un brand solo, insomma, puoi farti un trucco unico con un brand senza che vai a prendere un po' di quello, un po' di quell'altro. Infatti il prossimo video sicuramente sarà con questo brand qui della Susy. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su, commentatemi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!